Allora, Giovanni Muraca, una via intitolata non a caso ad un magistrato della nostra città. Sì, questo è un giorno importante per l'amministrazione che ha voluto fortemente intitolare questa via, non una via a caso, la via che si trova tra il nuovo Palazzo di Giustizia ed il CEDIR. E sarà un onore attraversare quotidianamente questa strada in ricordo e memoria di un esempio della nostra terra. Ecco, diciamo nome e cognome. Michele Barellaro, veramente un magistrato che ha lavorato molto bene sia in Sicilia contro la mafia, un magistrato che ha scritto la sentenza, ha fatto parte della scrittura della sentenza contro Torreina, che ha lavorato contro la corruzione anche a Firenze, un magistrato che veramente ha portato alto l'onore e il valore della nostra terra, di Reggio Calabria. Perciò un grazie sentito alla famiglia e chi ha contribuito alla commissione toponomastica e a tutti quelli che hanno contribuito a questo evento. Ecco, lui voleva tornare a casa. Muraca, con questa idea di intitolargli una via, sì, in effetti l'ha riportata a casa. Era una metafora. Questo il senso, era riportare Michele nella sua sede naturale, cioè vicino al Palazzo di Giustizia, dove lui voleva tornare, dove lui avrebbe sicuramente fatto veramente tanto il bene per la città. Grazie.